Bentrovati anche con la pagina sportiva, il tennis in primo piano nel primo turno degli US Open a Flushing Meadows. Jasmine Paolini ha battuto in due set la kazaka Jaroslav Svedova con il punteggio 6-3-6-4. Nel secondo turno dello Slam la tennista lucchese è chiamata a un difficilissimo match contro Victoria Azarenka, attuale numero 18 del ranking mondiale. Spazio al calcio. Dopo la prima giornata, classifica naturalmente molto fluida nel girone B della Serie C, con le più forti che comunque hanno già piazzato colpi importanti su tutte il Siena, che ha vinto 3-0 contro la Vis Pesaro. Il Cesena non è invece andato oltre lo 0-0 con il Gubbio. Partenza col botto per la Lucchese nel campionato di Serie C. I ragazzi di Pagliuca hanno lottato e vinto a Imola con l'Eurogol di Semprini, rete da vedere e rivedere. Prossimi avversari dei rossoneri, i romagnoli del Cesena, che nella giornata di apertura non sono andati oltre lo 0-0 contro il Gubbio. Una gara scorbutica, quella giocata al Manuzzi, con i bianconeri che scenderanno a Lucca per cercare il bottino pieno. Pareggio per 1-1 invece nel derby toscano fra Pontedera e Carrarese. Ad aprire le danze i padroni di casa di Maraia, che sono passati in vantaggio al 22 con Magnaghi. Il pari dei marmiferi è invece arrivato al 13° della seconda frazione e porta la firma di Energe. A Siena la corazzata bianconera ha messo subito le cose in chiaro, battendo 3-0 la Vis Pesaro e proponendosi fra le sicure protagoniste del girone. Dopo soli 2 minuti del fischio d'inizio, i ragazzi di Gilardino si sono portati in vantaggio con Cardoselli, per poi chiudere di fatto la gara dopo altri 20 giri di lancetta grazie alla prima rete di Varela. Lo stesso Varela ha chiuso il conto sul 3-0 al quarto d'ora della ripresa. Perde invece la Pistoiese nel confronto con l'Olbia. Sardi, padrone di casa, in vantaggio al 13° grazie a un'autorete raggiunte al 7° della ripresa dal rigore di Vanu. Nemmeno il tempo di festeggiare che i sardi passano di nuovo in vantaggio con il gol di Emerson, al quale risponde poco dopo Pinzauti, riportando il risultato in parità. Il gol partita dei sardi arriva un quarto d'ora dalla fine, a siglarlo l'eterno Ragazzu su calcio di rigore per il definitivo 3-2. Pari a reti bianche infine fra Grosseto e Modena, con le due squadre che si sono affrontate a viso aperto, collezionando occasioni da entrambe le parti, ma senza riuscire a trovare la via del gol. 3 giorni di grande ciclismo al femminile lungo le nostre strade. Guido Casotti traccia un bilancio più che lusinghiero per la 25esima edizione del Giro della Toscana, corso nel ricordo di Michela Fanini. Il nome della rosa è Arlenis Sierra. La forte ciclista cubana domina anche l'edizione numero 25 del Giro della Toscana Internazionale Femminile, ancora una volta vissuto dopo un quarto di secolo nel segno e nel ricordo indelebile di Michela Fanini. Bis della Sierra aveva già vinto nel 2019, che ha subito messo le cose in chiaro fin dal prologo a cronometro di Campi Bisenzio, una prova contro il tempo di poco più di 2 chilometri che ha posto in evidenza anche le giovani italiane. La tappa di Segromigno è quella che più vive nel ricordo di Michela, con la visita al cimitero dove riposa la grande campionessa. Ma la frazione col Valgiano nel finale è stata anche quella che ha segnato in modo decisivo la classifica. La maglia rosa Sierra e la lituana Rasa Lelevite hanno fatto la differenza presentandosi nell'ordine sul traguardo, sbriciolato il resto del gruppo alle loro spalle. L'ultima e decisiva giornata ha riportato il Toscana da Lucca a Montecatini dopo quasi 20 anni. In realtà non è successo granché con la Sierra a controllare e a difendere la sua rosa. Magnifica la prova di Giorgia Bariani, che ha resistito al ritorno delle grandi vincendo sul traguardo della cittadina termale. Perfetta come sempre l'organizzazione dello staff ben oliato di Patron Brunello, che già pensa al futuro e al 2022. Probabile che si torni alle 4 giornate di gara con una frazione che si svilupperà tra Val di Nievole e Lucchesia. Sul resto, almeno per il momento, Patron Brunello Fanini non si sbilancia. Termina qui anche lo sport, di nuovo un breve break pubblicitario e poi torniamo con l'ultima parte del TG Noi.